La radice della parola amore è amors, cioè non morte, cioè vita. È proprio nel termine stesso che è contenuta la risposta. Quando si ama, ma si ama in senso totale, in senso assoluto, tu ami l'animale, tu ami la pianta, tu ami il cristallo e rivedi in tutto questo te stesso, è proprio il caso di dire che questa cosa fiorisce. Io che ho avuto l'incontro con quello che in Oriente chiamano il guru e che sentivo dire a me le cose mi parlano, Vittorio, le cose mi parlano. E io, da perfetto ignorante, sciocco, va bene, presuntuoso, va bene, perché ero preformato in una cultura dell'istruzione, chiamiamola così, va bene, non capivo, facevo ironia, no? Anzi, avevo qualche perplessità sulla struttura pensante di questa persona, no? Che diceva, a me le cose mi parlano. Non capivo. E invece poi le cose sono andate diversamente. Ho cominciato a capire perché lui dicesse così. Perché quando tu entri in sintonia con tutte le cose della creazione increata, che noi chiamiamo natura, e tu sei quella. Tu non ti senti più separata da questo, sei in comunicazione. Se tu ami, ami veramente, tu vivi e fai vivere. Questo pensiero, va bene, è un pensiero che ti preserva dalle malattie, perché la malattia nasce dal tuo modulo pensante. E ti preserva dalla paura, dalla solitudine, dagli stress, le malattie cardiocircolatorie che sono le più numerose nel mondo. Milioni di persone muoiono per malattie e nessuno si chiede perché. Perché il cuore, che è l'organo più importante dell'organismo umano, più del cervello, perché è di prima formazione, nell'embrione si forma prima il cuore e poi si forma il cervello. È l'organo che comunica, va bene, con l'universo, la radice trasmittente. Pensate che dal punto di vista scientifico il cuore sviluppa un campo elettrico che è 100 volte quello del cervello e un campo magnetico che è 5.000 volte quello delle onde cerebrali. Quindi è un organo potentissimo. Quindi chi ama vive.